cavalli, colline verdi e un piccolo borgo dalla storia secolare. Tutto questo è a cavallo del sentiero francescano. Anche quest'anno la Chilometro Zero Tour, in collaborazione con il comune di Valfabbrica, rinnovano il loro impegno per la valorizzazione del territorio. L'iniziativa, che va a collocarsi nella più ampia proposta denominata il Sentiero Francescano, offre la possibilità di godersi uno dei luoghi più belli d'Umbria durante un'affascinante passeggiata a cavallo. La partenza dal piccolo borgo umbro avviene di mattina. Prima tappa, la vicina chiesa benedettina, originario nucleo di Valfabbrica. Si riparte alla volta della vicina Montevillano. Qui, prima di raggiungere la vetta e lo spettacolare panorama visibile dalla stessa, una stazione di sosta rifocilla cavalli e cavalieri prima dell'ultimo breve seppur impegnativo tratto. Durante questa sosta, la signora Giuseppina, la proprietaria della stazione di sosta, offre ai cavalieri la possibilità di degustare tipici dolci umbri fatti in casa e con ingredienti locali. La sosta offre anche la possibilità ai cavalieri di scambiare impressioni e spunti di riflessione sul tratto percorso e su quello finale ancora da percorrere. Questa struttura che vogliamo utilizzare per le soste di cavalli e cavalieri che percorrono il sentiero francescano, collaboro con l'amministrazione comunale di Valfabbrica, che promuove soprattutto anche grazie all'assessore Grasselli, che è sempre attento e sensibile alla valorizzazione del nostro territorio e del nostro comune, e di questo gliene siamo grati. Io oggi ho collaborato organizzando una sosta, penso piacevole, per cavalli e cavalieri, offrendo una colazione particolare con tutti i prodotti della mia azienda. Dical perché, suo avviso, è un'iniziativa importante. Ma è un'iniziativa importante perché coinvolge innanzitutto molti cavalieri che amano fare queste passeggiate in aperta campagna, e poi perché promuove il territorio e fa conoscere anche fuori dall'Umbria le nostre bellezze, i nostri sentieri che insomma sono molto belli e che vanno divulgati. Terminata la sosta, si riparte alla volta della vetta di Montevillano. Infine, i cavalieri emergono dal piccolo boschetto. Qui la vista offre a tutti uno spettacolo mozzafiato. Di fatto è possibile ammirare buona parte orientale e meridionale della provincia di Perugia. Il panorama, appunto a Belvedere, la vetta di Montevillano, offre una vista che va da Perugia a Monte Tezio fino ai monti di Gualdo Tadino e Assisi. Al ritorno i cavalieri possono godere dell'ottima ospitalità locale. Grazie all'impegno dell'associazione Festa d'Autunno e del comune di Valfabbrica, ai cavalieri viene offerto un pranzo a base di prodotti enogastronomici locali nel bel mezzo della secolare piazza cittadina. Allora, questa iniziativa innanzitutto è una delle tante iniziative che il comune di Valfabbrica ha messo in atto per la promozione del territorio, quindi anche per far conoscere Valfabbrica e le sue tradizioni, il suo territorio, e quindi è importante per far conoscere il territorio. Quindi ecco, un ringraziamento va comunque al comune di Valfabbrica e in particolare all'assessore al turismo Werther Grasselli, che appunto in collaborazione con la Chilometro Zero Tour, con il consorzio Francesco Sway e con la Mercurio, hanno organizzato questo evento che ci vede non protagonisti, ma comunque diciamo come collaboratori per organizzare questa iniziativa. Esperienza questa più unica che rara, e che garantisce e permette di stare a stretto contatto con il suggestivo borgo umbro e con la sua storia.